Amici di Player Inside, bentornati a Giochi a Cazzo di Cane. Siamo alla dodicesima puntata. Sì, lo so, tra la decima e l'undicesima c'è stato un anno e mezzo di pausa, e tra l'undicesima e la dodicesima circa 2 mesi. È abbastanza irregolare come serie, fateci il callo, ma cercheremo di essere più regolari d'ora in poi, soprattutto se capiremo il vostro consenso nei confronti di questa serie, che tutto sommato è abbastanza richiesta. Quindi sotto con i like, sotto con i commenti e basta, che sennò sembra tipo di quelli là che tipo like grabber, views grabber, che schifo, chiedi like perché sapere se ci piace una puntata. Non ve li chiedo più, basta. Vi ricordiamo, per chi fosse qui per la prima volta, o per chi non se lo ricordasse, o per chi non l'avesse mai capito, e ce ne sono, mannaggia voi, che giochi a cazzo di cane non significa giochi fatti male, ma significa giochi presi a caso, cazzo di cane appunto, dalla mia collezione, senza un nesso logico, senza una connessione tra questi 5 giochi che andremo a mostrare adesso. Il primo della serie è Mirror's Edge Catalyst, di cui avrei voluto parlarvi in una recensione opinione apposita, ma alla fine non è successo. Mirror's Edge Catalyst è un gioco che attendevo parecchio, visto che a me è piaciuto molto il primo episodio e ne scrissi pure ai tempi in cui scrivevo su Eurogamer.it. In Catalyst, il secondo episodio, che dicevano sarebbe stato un sequel, poi un reboot, infine semplicemente quello che è, ovvero una sorta di reboot non proprio sequel in cui appaiono nuovi personaggi mai visti prima, e soprattutto un gioco molto più profondo in cui è presente il free roaming. Free roaming che all'inizio temevo potesse essere troppo dispersivo e che invece alla fine si è dimostrato all'altezza della situazione, poiché per permette di gestire le varie missioni, non soltanto quella principale, nella propria maniera. Un sistema di combattimento più articolato e soprattutto una protagonista, Faith, non doppiata da Asia Argento, che, se ricordate, non mi piacque molto e dovetti optare per una soluzione drastica. Un tempo la città vibrava di energia, sporca, pericolosa, ma viva e magnifica. Insomma, Mirror's Edge Catalyst è un bel gioco, a condizione che vi piaccia abbastanza il parkour, girare per una mappa non talmente vasta da causare dispersività o frustrazione, e soprattutto se non soffrite di vertigini, che poi un po' io ci soffro, ma... Note negative: il sistema di combattimento, che abbiamo detto essere sì più profondo, ma anche parecchio frustrante, specie contro i nemici che hanno quella sorta di pugno pazzesco, che magari avrà anche un nome, ma ora non me lo ricordo e preferisco chiamarlo pugno pazzesco, che proprio levati che è meglio, e in generale la logica del combattimento è proprio sfasata. Anzitutto perché Faith, proprio come Batman, non vuole uccidere i suoi nemici, però il gioco stesso ci consiglia più riprese di dare calci ai nemici in modo che questi cadano dal grattacieli di 100.000 piani, poi voglio vedere se sopravvivono, ma comunque. E poi perché i nemici forti, robusti e corazzati resistono sì a calci violenti, ma non possono nulla contro un muro o una ringhiera, anche sfiorandoli cadono a terra sfiniti. Ok. Il secondo titolo preso in considerazione oggi è Rise of the Tomb Raider, cioè il secondo capitolo a partire dal reboot, perché in realtà targati Tomb Raider ci sono stati un sacco di... vabbè, insomma, ci siamo capiti. Rise of the Tomb Raider ha una storia più convincente del primo capitolo, cioè del reboot, un solido e ben strutturato backtracking, una grafica da urlo, una Lara più sicura di sé e meno preda di sofferenze fisiche e conseguenti gemiti vari, e soprattutto un gameplay praticamente perfetto in ogni sua fase, dalle parti in cui è necessario scalare e arrampicarsi, alle fasi in cui si spara passando per i quick time events, che sono di meno rispetto al primo capitolo, ma meglio posizionati. Non mancano gli accampamenti, i potenziamenti con relativi materiali da acquisire e combinare, le skill e tutto quanto abbia reso convincente il reboot di una delle serie che negli anni 90 e inizio 2000 ci ha fatto letteralmente impazzire. Una cosa che molti di voi e io stesso ci siamo ritrovati a criticare era la difficoltà già nel reboot del 2012, che trovate qua alle mie spalle, ma non mi giro o non allungo la mano più di così, se no rischierei di far crollare tutto, come è già successo, e lo vedrete nei bloopers nel secondo canale, penso.
penso. Ovvero il livello di difficoltà generale di Tomb Raider, del reboot, che era parecchio basso. Anche in Rise of the Tomb Raider non è che sia alto chissà quanto, però diciamo il livello di... no, vabbè, basta, è facile, effettivamente è piuttosto facile come gioco. Diciamo però che Rise of the Tomb Raider ha rischiato l'immeritato anonimato per due principali motivi. Ci si sarebbe aspettato qualche colpo di scena in più nella trama e delle location più coinvolgenti, invece si è optato per ambienti triti e ritriti che rendono il gioco troppo simile ad altri titoli recenti, diciamo un miscuglio tra un Uncharted 4 più monotono e un Far Cry per via delle cacce e degli strumenti da costruire. Seconda motivazione, qualche genio del marketing in casa Square Enix ha deciso che farlo uscire in concomitanza con l'uscita di Fallout 4 sarebbe stata una buona idea, bravi, no? Anche in questa 12ª puntata di Giochi a Cazzo di Cane ci occuperemo di un gioco di calcio, ma attenzione, non vi muovete, lo so che odiate il calcio, parecchi di voi odiano il calcio, ma questo titolo, come nella precedente puntata, non c'entra una mazza col calcio reale, non vi preoccupate, è più un picchiaduro alle palle degli avversari, vabbè, ai genitali degli avversari. Un gioco di calcio per Neo Geo, io dico Neo Geo, in realtà sarebbe Neo Geo, via dicendo, di SNK, in cui il pallone una volta colpito fa un rumore che neanche la buonanima di Bud Spencer con i suoi pugni migliori. Le cadute sono spesso esageratissime, così come i falli e le acrobazie. Però quanta soddisfazione quando si segnava! Ma il doppiaggio italiano era decisamente, come dire, tecnicamente senza essere troppo volgari. Sì, una funcia di m***a. Oh, però è da apprezzare che a metà anni 90 ci fosse un gioco non solo con i sottotitoli, ma pure con il doppiaggio in italiano, seppur di poche voci, quando invece tutto il resto del panorama videoludico mondiale era in inglese con i sottotitoli, al massimo in prusso. Bene, e quale miglior periodo per parlare di un gioco sui Pokémon come l'estate 2016, in cui nessuno sta parlando dei Pokémon? Pokémon Blu, questo, fu il mio primo gioco dei Pokémon e avevo già i miei bravi 17 anni suonati. Ora, lo so che voi che avete 25 anni adesso, scusate, posso questo, 25, 26, 27 anni adesso, avevate i vostri bravi 12, 13, 14 anni all'epoca in cui si giocava a Pokémon per Game Boy e Game Boy Color, ma io avevo 17 anni, forse addirittura quasi 18, e a 17 anni acquistare un gioco sui Pokémon e giocare ai Pokémon su Game Boy, magari in classe o in mezzo agli amici, significava proteggere con tutta la propria forza la propria resistentissima verginità. Pensate che quando andai a comprarlo in un negozio al centro di Catania, di cui non svelerò il nome ma che ha a che fare con una figura geometrica solida, i catanesi avranno capito, il negoziante mi guardò come a dire "Coglione, sta comprando i Pokémon". Poi tra l'altro uno dice, potrebbe essere stata una mia cattiva interpretazione del suo sguardo, magari in realtà era contento che io stessi comprando e diffondendo il brand dei Pokémon. No, non era così, perché poi si lasciò andare ad una battuta decisamente poco delicata. "Pokémon, non siete pagliolo, non vi affrontate. Come che va accattato tutto questo Pokémon? L'auzione me ne pute, era vestuto di Pikachu. Io ci spiai, ma chi si è vestuto di banana? Tanto non ne capiscere Pokémon. S'accattano Pokémon, siamo niente". Sì, non voglio entrare più in quel negozio di videogiochi per giorni e giorni, fino a che non fallì, e successe poco dopo in effetti. Circa 2 settimane dopo, infatti, il negozio era bello che chiuso, ma alcuni miei amici dissero che il negozio aveva chiuso perché il modo di fare è abbastanza invasivo da parte del negoziante, era riservato non soltanto come trattamento per chi acquistava giochi sui Pokémon e altre minchiate a detta sua, ma in generale per tutti i videogiochi. Uno che ha un negozio di videogiochi Metal Gear, tutto questo Metal Gear, anzi di paglione, non mi affrontate, l'auzione non me ne poteva vestuto di Metal Gear, io ci spiai, ma di chi si è vestuto di banana? Ah, non mi affrontare, Metal Gear si accatta. Comunque sì, inutile soffermarci troppo su questa vicenda, oltre a Pokémon Blu acquistai anche Pokémon Giallo, ma circa un anno dopo, quando mi resi conto che era la versione migliore, perché nell'intro aveva Pikachu che correva
contro di me ed era bellissimo. Era... Il gioco era sostanzialmente molto simile agli episodi più recenti, ma con questa grafica. E io ovviamente ci giocavo col Game Boy classico in bianco e nero, a causa del quale si perdevano varie diottrie agli occhi quando non c'era l'illuminazione giusta. Ah, il Game Boy non aveva retroilluminazione. E per giocarci si dovevano elemosinare, ovvero rubare di nascosto, pile per tutta la casa, lasciando così sprovvisti di batterie tutti gli orologi e quindi facendo saltare anche la sveglia a mamma e papà e soprattutto non facendo più funzionare i telecomandi dei vari televisori sparsi per l'abitazione. Ah, ma i videogiochi una volta erano meglio. Radical Bikers è uno di quei giochi che in sala giochi è bello, ma una volta convertito per la prima PlayStation, tutto sommato faceva cagare, ma il bello della versione sala giochi era proprio la periferica per giocarci, il controller, chiamiamolo così, nel cabinato che era a forma di manubrio dello scooter Italjet Dragster. Uno scooter di cui probabilmente non avrete mai sentito parlare perché era raro pur in un periodo fine anni 90 in cui gli scooter praticamente ce l'avevano tutti e andavano per la maggiore. E il motivo per cui questo scooter fosse poco diffuso era facile da capire, cioè... scuderecce. Comunque, obiettivo del gioco era consegnare la pizza a destinazione nei panni di un pizza man attraverso tre città che corrispondevano ad altrettanti livelli di difficoltà o pizze. La pizza margherita corrispondeva a Milano e alla difficoltà facile, la capricciosa difficoltà media alla città di Roma e Napoli corrispondeva invece alla diavola, che nel gioco era diavola, a difficoltà massima. Che poi le tre città ovviamente non erano le vere Napoli, Roma e Milano, ma semplicemente scenari inventati con qualche richiamo ai nostri tre bei capoluoghi della penisola. I personaggi da scegliere erano quattro in sala giochi e ognuno di essi doveva compiere acrobazie, salti mortali, corse contro il tempo e i limiti della morte per consegnare una benedetta pizza da 3,50€, per dire, ma magari ci mettiamo pure una birra, che ne so. Ma il fulcro del divertimento consisteva nel giocare con il controller a forma di manubrio dello scooter, che ovviamente era plasticosissimo e alcuni zaurdi finivano per spaccarlo sempre ai lati, anzi, alcuni tipi poco raccomandabili lo staccavano di netto e se lo portavano a casa per usarlo come pezzo di ricambio per il proprio Zip Piaggio, ma questa è un'altra storia e io non ho visto niente, non vi preoccupate. C'è da immaginarsi come sarebbe nella vita reale una consegna di pizze proprio come avveniva in Radical Bikers. Salve, sono 220 euro. Quanto? Sì, ma lei non sa che cosa ho dovuto fare per portarle la... Non lo sa che cosa ho dovuto fare per portarle questa margherita. Ma non se ne parla neanche, ma se ne vada. No, come, guardi. Spero che le piaccia la pizza sputata e pisciata. Bene ragazzi, speriamo che questa puntata vi sia piaciuta, speriamo che questa puntata vi sia, non vi devo dire nient'altro, quindi lasciate like se vi è piaciuta, oppure no, ma sappiate che se non lo fate, niente, cioè io non mi regolo voi se vi è piaciuta, perché, meno che non arriviamo a 1 milione di views e allora uno dice niente. Alla prossima. Pizza's going on, I'm the pizza man. Uber's gonna ride, choose a cheese and fly. Make it there on time, I'm the pizza man. Bring or shine, first and through you. Select your bike and ride. What you talking? Yeah. More beer. What you... Welcome, Matsu. Game over.